Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Truffa da 2 milioni di euro al Servizio Sanitario Nazionale scoperta dalla Guardia di Finanza a Locri sarebbe stata commessa da una cooperativa che gestisce una residenza psichiatrica. La lunga interlocuzione in Commissione regionale contro la 'ndrangheta sulle presunte irregolarità nel bando per la selezione di personale al Dipartimento Turismo ha chiarito alcuni aspetti, ma sulla vicenda restano dubbi e perplessità. Nel 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio in tutta la regione, manifestazioni per ricordare il giudice Borsellino e la sua scorta e tutte le vittime delle mafie. Commiato del prefetto Tomao che lascia Cosenza dopo 5 anni nel Salone degli Specchi, incontra le autorità cittadine e provinciali, siate orgogliosi di essere cosentini. Intanto il sindaco Occhiuto proporrà la cittadinanza onoraria al Consiglio Comunale. Vi mostreremo in esclusiva le immagini di Italus, l'albero più antico d'Europa. Una nostra troupe l'ha immortalato a 1900 metri d'altezza nel Parco del Pollino. Appello disperato di Elena Gallo, sorella di Michele, 25 anni, scomparso da Sala Consilina mercoledì scorso. Il giovane potrebbe trovarsi in Calabria. L'ex presidente della Regina Lillo Foti è indagato dalla Procura di Reggio Calabria per bancarotta, avrebbe distratto beni quando era alla guida della squadra di calcio. Ha fatto il pieno di spettatori Gianni Morandi alla Summer Arena di Soverato, oltre 2 ore di spettacolo live tra vecchi e nuovi successi. Buonasera Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura la cronaca con una clinica psichiatrica al centro della truffa da 2 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Locri. L'inchiesta denominata Mendacium ha fatto emergere un esubero di prestazioni rese senza alcuna autorizzazione da parte dell'ASP. La struttura è accreditata dalla Regione Calabria, denunciata la titolare. Sentiamo. Un esubero di prestazioni senza autorizzazione che ha provocato una truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Locri e dalla Procura della Città Ionica nel corso di un'inchiesta denominata Mendacium e che ha portato al deferimento della titolare di una società cooperativa che opera nel settore dell'assistenza psichiatrica e ha sede in un comune della Locride. I finanzieri hanno accertato che la società, sulla cui identità per ora vige il massimo riserbo, accreditata per 10 posti letto, ha ospitato in più occasioni un numero di pazienti superiore, sforando il budget di 2 milioni di euro circa. Non solo, la forzata ricettività, e non avrebbe potuto essere diversamente, non è stata garantita secondo gli standard qualitativi previsti. Ma c'è dell'altro. Lo sforamento del budget, sottolineano gli investigatori, è stato reso possibile dall'assenza di controllo a livello regionale sulle prestazioni rese dalle singole strutture accreditate. Ancora con la cronaca però la lunga interlocuzione in commissione regionale contro la 'ndrangheta perché sulle presunte irregolarità nel bando per la selezione del personale al Dipartimento Turismo sono stati chiariti alcuni aspetti ma sulla vicenda restano dubbi e perplessità. Sentiamo. Sulla vicenda permangono ancora dubbi e perplessità, soprattutto in ordine alla valutazione dei titoli propedeutici ai fini della formazione delle graduatorie degli aventi diritto che avevano presentato domanda di assunzione. Così il presidente della Commissione regionale contro la 'ndrangheta della Calabria, Arturo Bova, dopo l'audizione dell'ex commissario dell'azienda Calabria Lavoro, Luigi Zinno, del dirigente generale del Dipartimento Turismo, Sonia Talarico, e della responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Calabria Lavoro, Simona Caracciolo.
l'ascolto dei dirigenti in commissione è stato necessario a seguito di una precedente audizione richiesta dal dottor Marco Borgese in relazione a una serie di presunte irregolarità contenute in un bando per la selezione di personale per il Dipartimento Turismo. Le risposte sono state risposte abbastanza chiarificatrici, anche se delle zone d'ombra rimangono. Soprattutto per quanto riguarda la posizione di Borgese e la valutazione di quelli che erano i presupposti, i curricula, quindi delle persone che hanno aderito. Non possiamo non sottolineare che persone che hanno grandissima esperienza, grandissima capacità dimostrata nel mondo del turismo è stata esclusa e forse è stata selezionata personale che non hanno tutta questa esperienza nel mondo del turismo medesimo. Nel corso dei lavori, a cui hanno preso parte anche i consiglieri Giovanni Arruzzolo, Giuseppe Pedà, Domenico Battaglia e Giovanni Nucera, è stato inoltre audito il biologo Loris Rivalta, ex dirigente del laboratorio di tossicologie forense dell'ASP di Catanzaro, in ordine ad un progetto di ricerca ai fini dell'individuazione con nuovi sistemi di accertamento di soggetti tossicodipendenti. Arriva un'imbarcazione con dentro degli extracomunitari, degli immigrati, in una notte 100 persone potrebbero essere esaminate e stabilire se quelle persone siano tossicodipendenti e non soltanto se siano tossicodipendenti, ma se fanno uso di una droga particolare, un'anfetamina particolare che è usata proprio dagli giudaisti per le particolari proprietà che ha. Allora noi in questo modo è ben nota qual è la mia posizione in ordine all'integrazione, all'apertura dei porti, apriamo le porte di casa nostra pure, non solo i porti, ma se c'è un tossicodipendente e se c'è un possibile terrorista all'interno di quel barcone, è bene fermarlo ed impedire poi che quel terrorista possa andare liberamente per le strade, ovviamente a seminare quello che poi abbiamo riscontrato tutti. Nel 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio in tutta la regione ci sono state delle manifestazioni per ricordare il giudice Borsellino e la sua scorta e tutte le vittime della mafia. Iniziamo proprio da Polistena e poi anche a Cosenza. Vediamo. A Polistena una lunga marcia silenziosa ha ricordato l'anniversario della morte di Paolo Borsellino, fatto saltare in aria il 19 luglio del 92, insieme ai suoi angeli custodi, gli agenti di polizia che erano di scorta al magistrato siciliano. La strage di Via D'Amelio, che ogni anno Don Pino De Masi celebra insieme ai più piccoli della città, coincide come ogni anno con la conclusione dell'estate ragazzi. Un evento che quest'anno ha portato nella centralissima piazza della cittadina il procuratore della Repubblica e capo della DDA di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Sono morte 6 persone, non solo Paolo Borsellino. Sono morto Paolo Borsellino e 5 agenti che lo dovevano tutelare. E proprio l'occasione del 26esimo anniversario della morte del magistrato siciliano è stato da stimolo per lanciare ai tanti ragazzi seduti in piazza con le loro bandane della legalità dei chiari messaggi che oggi il nemico da sconfiggere nei nostri territori è l'andrangheta. La lotta all'andrangheta, che è una cosa veramente brutta, è una cosa che ci toglie la libertà, non ci toglie solamente la vita, perché a volte è più brutto continuare a vivere soggiogati, con i soprusi, con l'arroganza di subire in continuazione i soprusi degli altri. Bene, la lotta all'andrangheta non passa solamente attraverso i magistrati, attraverso i carabinieri, attraverso la polizia. La lotta all'andrangheta passa attraverso di voi. Perché l'affermazione della legalità non è solamente lotta all'andrangheta, è affermare il giusto in ogni cosa, nelle piccole cose, e rifiutarsi di dare attenzione al bullo, al compagno che prende di mira un vostro amico, e non girarsi dall'altra parte. Ci sono le condizioni per poter cambiare veramente. Paolo vive con questo slogan per onorare la memoria del giudice Borsellino e la sua scorta, scelte quest'anno da Rievoluzione Calabria, nel giorno del 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio.
che ha organizzato fra le vie del centro cittadino di Cosenza una fiaccolata commemorativa in ricordo delle vittime della strage avvenuta il 19 luglio del 1992. Il corteo partito da piazza 11 settembre ha attraversato Corso Mazzini per giungere in piazza Bilotti, palloncini bianchi stretti fra le mani per ricordare Borsellino, che insieme a Falcone rappresentano il simbolo dell'Italia che combatte e non si arrende di fronte alla criminalità organizzata. Un forte momento di unione fra i cittadini, associazioni, istituzioni al di là di ogni pensiero politico, di ogni credo religioso, per riflettere su una vicenda che ha segnato l'Italia in maniera indelebile. Onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per difendere la libertà e la giustizia significa non smettere di cercare la verità su quella e su tante stragi di mafia avvenute negli ultimi anni nel nostro paese. E restiamo a Cosenza perché c'è stato il commiato del prefetto Gianfranco Tomao, che lascia la città dei Bruzzi dopo 5 anni. Nel Salone degli Specchi ha incontrato le autorità del territorio. Intanto il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha deciso di proporre la cittadinanza onoraria per proprio Gianfranco Tomao al Consiglio Comunale. Gianluca Pasqua, sentiamo. Gianfranco Tomao arrivò a Cosenza nell'agosto del 2013. Le prime emergenze che si trovò ad affrontare da prefetto di una provincia vasta e complicata riguardavano i comuni di Scalea e Rende e la situazione dell'ASP di Cosenza. I primi casi spinosi di un lustro che di emergenze, si chiamano così i problemi di un territorio, ne ha contenute tante. Il prefetto Tomao, catapultato in una realtà nuova, a pochi giorni dal trasferimento a Livorno, ricorda i momenti più delicati, le vertenze più coinvolgenti, gli eventi che hanno caratterizzato un mandato che è stata un'esperienza di vita e professionale straordinaria. A parte le vertenze, tante vertenze occupazionali che mi hanno anche molte volte stretto il cuore, se parliamo di emergenze, le emergenze che più sono state impegnative sono state sicuramente gli incendi dello scorso anno, perché sono durati 2 mesi. Un'altra prova molto forte, molto pesante è stata l'alluvione di Rossano, di Corigliano nel 2015. Come non ricordare poi i tanti sbarchi di persone che venivano da raccolte in mare, che abbiamo accolto nel porto di Corigliano. Ce ne sono tante altre. Io non posso dimenticare anche il grande sforzo e la grande soddisfazione, perché tutto è andato bene, di quando è venuto il Papa, con l'accoglienza fatta al Papa nel 2014. In questi giorni, che precedono il passaggio di consegne con il nuovo prefetto di Cosenza, Paola Galeone, Gianfranco Tomao sta incontrando le autorità e le persone con le quali si è confrontato durante 5 anni di permanenza a Cosenza, creando un'infinità di rapporti di stima e collaborazione. Venendo qui a Cosenza, nella provincia di Cosenza, ho conosciuto tantissime persone, tante persone per bene, tante persone che hanno voglia di fare, di lavorare, che si impegnano, e tante persone che sono diventate degli amici. Dalla prefettura di Cosenza, il romano Tomao ha avuto modo di osservare e toccare con mano le potenzialità dei calabresi e forse di comprenderne anche i limiti. Ai cittadini rivolge un saluto commosso e un augurio sincero. Io l'augurio che lascio è quello ai cosentini di volersi bene, loro, i cosentini, perché devono essere orgogliosi di appartenere e vivere in questa terra, e lo devono essere dimostrandolo con atti concreti, con l'impegno nel sociale, ma anche con cose anche minime, maggiore rispetto per esempio sulle strade, la circolazione stradale, i rifiuti non si debbono essere, c'è la raccolta differenziata, la si deve fare, non si devono lasciare i rifiuti in giro. Piccoli segnali anche, che però fanno grande una popolazione come quella cosentina della provincia di Cosenza, che ha dei valori importanti. E adesso si chiama Italus, il pino loricato più antico d'Europa, che si trova nel Parco del Pollino. Una nostra troupe l'ha immortalato, vediamo.
Si trova a quasi 1900 metri d'altezza, per qualche metro nel versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino. Raggiungerlo è una vera impresa, che non ha però spaventato i ricercatori, che lo hanno chiamato Italus. È un pino loricato alto quasi 15 metri ed è qui da almeno 1230 anni. Lo si è scoperto con un metodo innovativo che combina la dendrocronologia e la datazione al radiocarbonio di campioni di tronchi e radici. La sua età ne fa l'albero più vecchio d'Europa. Pensiamo che è un albero che già era nato ai tempi di Carlo Magno e quindi porta nei suoi anelli racchiusi tutta una serie di informazioni che ci stanno svelando i cambiamenti ambientali dovuti al clima, ma anche agli impatti che l'uomo ha fatto sull'atmosfera. Si tratta di alberi testimoni importanti, quindi non solo per quello che riguarda la paleoecologia, ma anche perché ha alberi habitat che conservano veri e propri scrigni di biodiversità con specie che rischiano l'estinzione, come il Buprestis splendens. Italus è stato esposto a fulmini, nevicate e chissà quali altre calamità nella sua lunga vita. La sua cima è secca, ma il tronco invece è vivo. Sì, è una caratteristica questo degli alberi molto vecchi, delle conifere come il Pinus longeva, che raggiunge addirittura 5.000 anni, in cui hanno il cimale disseccato e la corteccia viva solo in alcune parti del tronco, quindi è un carattere di vetustà. Ma un albero può vivere in queste condizioni molto molto a lungo. Il Parco Nazionale del Pollino si candida davvero adesso ad essere una delle aree più interessanti d'Europa. Un parco che ha lavorato molto sui progetti per la tutela della sua biodiversità. Il Ministero dell'Ambiente ha emanato una direttiva in questa direzione e abbiamo fatto un lavoro che oggi ci riempie di soddisfazione, soprattutto anche per questo risultato. E potrebbe trovarsi in Calabria Michele Gallo, il 25enne scomparso mercoledì scorso da Sala Consilina. L'appello disperato ai nostri microfoni della sorella, sentiamo. Questo è il volto di Michele Gallo, un 25enne scomparso da Sala Consilina nella notte di mercoledì 12 luglio. Il ragazzo potrebbe trovarsi in Calabria. La sorella Elena si appella ai nostri telespettatori nella speranza che qualcuno possa dare notizie del giovane. Mio fratello è scomparso la notte di mercoledì scorso alle 2:30 da casa, nel mentre noi tutti dormivamo. Michele sta attraversando un momento di particolare fragilità e la sera prima appunto di scappare aveva parlato con me e mi era apparso confuso, un po' smarrito. Subito sono scattate le ricerche perché ci siamo resi conto che se fosse scappato, però nulla, è come se si fosse perso nel nulla. L'unico avvistamento certo è avvenuto giovedì mattina nel golfo di Policastro ed è certo perché lo hanno fermato i carabinieri, però non risultando ancora la denuncia di scomparsa, non sapevano della scomparsa. Michele è uscito senza documenti, senza telefonino, senza nulla, e indossava al momento della scomparsa, poi non so se abbia avuto modo di cambiarsi, comunque una maglia blu a maniche lunghe, di un blu abbastanza vivace, dei pantaloni della tuta neri con delle strisce laterali bianche, che però nella videocamera che lo ha ripreso lì nel golfo di Policastro erano tirati su a mo' di Bermuda, e poi ha delle scarpe blu e nere con una gomma bianca. Chiedo a tutti quanti, qualora lo vediate, di fermarlo anche con una scusa, anche perché è un ragazzo normalissimo, sta semplicemente vivendo questo momento di fragilità, e di avvertire subito le forze dell'ordine. Aveva un po' di barba, immagino che con il passare dei giorni la barba si sia allungata, quindi vi chiedo di perdere 5 minuti del vostro tempo per condividerlo su Facebook e su WhatsApp, e comunque di prestare un po' di attenzione alle persone che incontriamo, magari soprattutto nelle stazioni ferroviarie. Ancora la cronaca che arriva da Catanzaro con una notizia: dove è stata distrutta dalle fiamme, presumibilmente di origine dolosa, l'auto del padre del presidente della S di Catanzaro, Nuoto Antonino Lagonia. La società al centro di un contenzioso giudiziario per la gestione delle piscine pubbliche della città. L'incendio divampato intorno alle 2:30 di notte nel quartiere Aranceto. Domani le fiamme, una squadra dei vigili del fuoco. Sulle cause del rogo non vi è ancora alcuna certezza, le indagini sono state affidate alla polizia. Solo pochi giorni fa però si è appreso che, dopo una denuncia sull'indebita pressione nella gestione della piscina, la procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo per concussione. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
Bancarotta e truffa sono le ipotesi di reato contestate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria all'imprenditore Lillo Foti, ex presidente della Regina Calcio. Le accuse contestate sono quelle di aver distratto e occultato beni patrimonio della società calcistica. I finanzieri del gruppo di Catanzaro hanno sequestrato una piantagione di cannabis nel corso di una perlustrazione aerea. È stata individuata una zona situata sul costone roccioso di Tiriolo, sulla quale erano state realizzate 3 piantagioni di canapa. I finanzieri, coadiuvati dal reparto aeronavale, hanno individuato nei pressi di un affluente del fiume Corace 400 piante di cannabis su terrazzamenti creati ad hoc e inseriti in una fitta vegetazione per occultare la coltivazione illecita. Sequestro da 650.000 euro ai fratelli Nasone, il blitz a Scilla dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. I sigilli sono stati apposti ai beni riconducibili a Domenico e Rocco, figli del capo storico della cosca Giuseppe Nasone, ucciso nel 1987 in un agguato di 'ndrangheta. Prometteva assunzioni in cambio di soldi, arrestato dai carabinieri, un dipendente del pugliese di Catanzaro. L'uomo millantava conoscenze capaci di procurare posti di lavoro come operatore sociosanitario oppure nel settore della vigilanza. Diverse le persone truffate. Una borsa di studio dedicata a Matteo Vinci, l'iniziativa dell'Ordine Nazionale dei Biologi per ricordare il collega ucciso dall'autobomba a Limbadi il 9 aprile scorso. Un premio da 12.000 euro è riservato a ricercatori calabresi. Padre Fedele non si arrende, continua la sua lotta per essere riammesso a celebrare messa, soprattutto dopo la sua assoluzione completa. Sentiamo. Ha voluto ancora una volta incontrare la stampa, Padre Fedele, per ribadire che il reo non è lui e che ha il diritto di essere riammesso a celebrare messa. Ha ricevuto una lettera in cui si cita il canone 693, ma non è il mio caso, dice il religioso. Il canone 693 recita testualmente così: se il religioso è chierico quando chiede l'indulto di uscire dall'ordine, l'indulto non viene concesso finché egli non abbia trovato un vescovo che lo incardini nella diocesi o almeno lo riceva in prova. Io sono stato invece tolto dall'ordine, accompagnato alla porta del convento e scalzo sono andato in città sotto i ponti a vivere. Questo è il diritto canonico che si appella a questa lettera dell'arcivescovo. Io credo che questo non sia l'arcivescovo a scriverla, ma uno scribacchino del Vaticano, perché altrimenti non direbbe questo, no? Padre Fedele sottolinea come contro la sua accusatrice non sia stato mosso un dito e annuncia che la sua lotta continua. Allora la mia azione stamattina è quella di invitare le autorità a un processo canonico. La suora non può dormire sonni tranquilli dopo aver ucciso incruentemente un sacerdote. Io non sono un reo, io non sono un mostro, io sono un frate innocente e finché la suora non parla, voi avete sempre Padre Fedele che predica la giustizia in base al diritto canonico, che è questo, e che voi avete misconosciuto. Restiamo a Cosenza perché i vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di calcinacci dalla sopraelevata sulle strade sottostanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco di Cosenza rimuovono i pezzi di cemento ancora pericolanti, mentre la polizia municipale si occupa di gestire la viabilità. Ecco la scena apparsa ieri sera. Siamo nei pressi della sopraelevata nel tratto che va da via Popilia a viale Giacomo Mancini. Dal ponte, vedete, sono caduti sulla strada sottostante diversi calcinacci. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. I pezzi di intonaco, infatti, avrebbero potuto colpire auto o passanti. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito. Ecco i detriti rimasti sull'asfalto, una pioggia di calcinacci, quella venuta giù dalla sopraelevata di Cosenza. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire la messa in sicurezza dell'area e rimuovere i calcinacci ancora pericolanti e i detriti venuti giù. E adesso la musica, con il grande successo assoverato per il concerto di Gianni Morandi, il secondo appuntamento della Summer Arena. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo e diventava Stati Uniti d'America.
L'eterno ragazzo della musica leggera italiana conquista il numeroso pubblico della Summer Arena di Soverato. Gianni Morandi regala così 2 ore di musica live di alto livello, 50 anni di successi, un viaggio che ripercorre la lunga carriera dell'artista capace di unire diverse generazioni. Canzoni recenti, tratte dal suo ultimo album d'amore d'autore, e brani intramontabili che il pubblico intona insieme al cantante. Un racconto di una vita in musica, pezzi che raccontano il Morandi di ieri e quello di oggi, poi l'omaggio alla terra che ospita la tappa del suo tour. Un successo dunque anche il secondo appuntamento della Summer Arena di Soverato, con un intramontabile artista capace con la sua voce di trasmettere grandi emozioni. Al via adesso, se andiamo sul Tirreno cosentino, la 3 giorni di luglio di Calici sotto le stelle, la manifestazione che anima l'estate di Cirella, giunta alla 9ª edizione. Dal percorso del vino con le migliori cantine calabresi e quest'anno la presenza anche di una cantina tedesca, a quello dei prodotti tipici e dell'artigianato, e poi spettacoli di strada, eventi culturali e stand dedicati al Chiarello, antico e nobile vino di Cirella, sono le novità della nuova edizione di Calici sotto le stelle, evento che per la 9ª estate consecutiva anima il borgo di Cirella sulla costa tirrenica cosentina. Raccontiamo i 9 anni di esperienza ininterrotta sul territorio, con una manifestazione che sta cercando di valorizzare tutte le specificità del nostro territorio, dal vino alle tradizioni culturali ai prodotti enogastronomici che vogliono rappresentare questa bellissima terra che è la Calabria. Non ce n'è un angolo che è brutto, dal mare ai monti, ai parchi naturali, agli stupendi centri storici che abbiamo. Dobbiamo solo valorizzarli sempre di più al meglio con iniziative di questo tipo che mirano appunto a far conoscere al di fuori del nostro territorio le nostre cose più belle e più care. Dopo le 19 il sorteggio del primo turno di Coppa Italia Team, che vedrà impegnate, lo ricordiamo, 27 squadre di Serie C segnalate dalla Lega Professionisti e 9 di D. Successivamente poi entreranno in campo le 22 di B, al terzo turno le 12 di Serie A. Il Rende affronterà fuori casa la Viterbese il 29 luglio, mentre il Cosenza entrerà in scena nella competizione al secondo turno, in programma proprio domenica 5 agosto. La squadra rosso-blu se la vedrà con la vincente del match fra Trapani e Campo d'Arsego. Adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sul nostro territorio continua ad insistere un promontorio di alta pressione di origine africana che garantisce tempo bello e caldo. Caldo che andrà ad intensificarsi e che toccherà il suo picco nella giornata di sabato, prima di un nuovo peggioramento che sembra potrà interessarci a partire da domenica, causato dalla saccatura atlantica che attualmente si spinge sin dal Golfo di Biscaglia, cioè tra la Francia occidentale e la Spagna settentrionale. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani sereno ovunque, ad eccezione del passaggio di rubi alte stratiformi, del tutto innocue. Temperatura in deciso rialzo, serata molto calda ovunque. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari poco mossi, solo dal tardo pomeriggio graduale aumento del moto ondoso dello Ionio crotonese e meridionale. Sul Tirreno venti deboli di direzione variabile tendenti a disporsi in serata da sud. Sullo Ionio invece venti moderati dei quadranti meridionali. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.